E quindi la Lazio va agli spareggi, non riesce nel riuscire a portare a casa 3 punti quest'oggi all'Olimpico contro l'Ostico Galatasaray, termina 0-0 e quindi Lazio che va agli spareggi si qualifica come seconda e purtroppo è dietro Galatasaray. In classifica va dietro, visto che Galatasaray raccolto fino a questo momento con questo pareggio 12 punti, mentre la Lazio 9, la Lazio che avrebbe dovuto vincere con 2 gol di scarto per poter almeno pensare di qualificarsi al posto del Galatasaray come prima, però questo non è avvenuto. Lazio che quindi dovrà fare gli spareggi così come il Napoli, quindi affrontare ai sedicesimi di Europa League una squadra retrocessa dalla Champions League, così come ci sono tra l'altro tre italiane, perché c'è anche l'Atalanta in questo giro qua, quindi ce ne sono veramente veramente tante, ma vedremo poi i sorteggi cosa riserveranno a queste squadre. Certamente girone in cui la Lazio più che altro certamente pesa la sconfitta in Turchia, la prima giornata proprio con Galatasaray. Però 9 punti in questo giorno sono anche abbastanza pochi. Se Napoli che Lazio, secondo me potevano fare di più. 10 punti per il Napoli, 9 per la Lazio. Si poteva fare di più. Quest'oggi 1-0-0 abbastanza così. Una Lazio che ha affrontato una squadra che è venuta a Roma sostanzialmente per cercare di difendersi e provare a ripartire. Primo e secondo tempo ha fatto più o meno questo, anche se poi qualcosina ha provato a fare, qualcosina ha creato, però sostanzialmente la partita era quella, un Lazio che provava a giocare, provava comunque a sfondare la difesa avversaria, cosa che non è riuscito a fare, soprattutto il primo tempo, e si sa che questo tipo di partite qui se non le sblocchi subito, almeno il primo tempo, poi non le sblocchi mai. Infatti la partita poi termina solo 0-0. Galatasaray che poi cerca di ripartire sfruttando anche qualche errore della Lazio, ma non riesce comunque ad essere incisivo nel corso dei 90 minuti e alla fine termina quindi 0-0 la partita. Una partita tra l'altro in cui la Lazio ha schierato comunque la migliore formazione possibile, solito 4-3-3 con tra l'altro Stracoscia in porta, che è il portiere comunque dell'Europa, ma Isai e Marusic non invertiti, però comunque Isai a destra, che è una particolarità perché lui è mancino, ha sempre giocato a sinistra, oggi Sarri l'ha messo a destra, con Marusic a sinistra, Luis Felipe Acerbi i centrali, Milinkovic, Lucas Leiva e Basic a centrocampo, con Pedro Zaccagni dietro Immobile. Questa è la formazione che ha schierato Sarri quest'oggi, ma a parte poi chi ha giocato, i cambi, non è servito a niente, perché, ripeto, la Lazio che non riesce a sfondare il muro del Galatasaray, e sostanzialmente riesce poi a tirare anche poco in porta, perché dalle statistiche vediamo tiri 11 a 6, tiri in porta 1 a 2 e possesso palla 61 a 39. Vero che il Galatasaray è una squadra molto ostica, molto difficile da affrontare, però c'è da dire, ragazzi, che per vincere una partita non puoi fare un tiro in porta, questo è poco ma sicuro. Se vuoi vincere una partita non puoi assolutamente fare un tiro in porta. L'avversario era difficile, perdevano tempo già dai primi 5 minuti, quando prendevano un fallo erano subito per terra lì a perdere tempo, quindi una squadra veramente da radiare oggi. Però comunque purtroppo mi viene permesso di fare queste cose qui, e quindi alla fine si portano a casa al primo posto. Quindi Lazio che dovrà fare gli spareggi, come dicevo, non sarà certamente semplice, perché della Champions, al di là dell'Atalanta, usciranno comunque squadre importanti. Vedremo poi chi dovrà affrontare la Lazio, sperando che possa passare il turno e andare avanti il più possibile in Europa League. A questo punto mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!